Questo è un video che dedico a Silvio Carta, a mio parere, diciamo così, è il mio produttore preferito di Gino. Questo è un attrezzo che comunque è suo, come potete vedere il design sono come le sue bottiglie. Questo è il beater di Silvio Carta. Adesso vi farò vedere una cosa, come facciamo un gin tonic allora al mondo. Solitamente si prende il bicchiere, sembra di Silvio Carta, si prende il ghiaccio, si mette dentro, si gira, si fa sfreddare. Ma noi useremo un'altra cosa, un raffreddatore di bicchiere che va in azoto liquido. Bicchiere congelato, non c'è nessun tipo di sbalzo termico, non c'è proprio niente. Aggiungeremo il ghiaccio e subito il gin. In questo caso ho scelto un gin per te. Questo gin è fantastico, ha un bouquet particolarissimo, un'esaltazione di sapori fantastica, dove poi alla fine il ginepro si fa sentire, perché sennò non sarebbe un prodotto di Silvio Carta. Mettiamo 4,5 centilitri, consigliato con una Indian, una tonica diciamo neutra. No, questa cosa forse la facevamo prima, ma non la facciamo più. La tonica si versa in una maniera normale, io solitamente punto un cubetto di ghiaccio e lo faccio girare per non fare il buco nel ghiaccio, in modo che la bolla cerchi di rimanere più intera possibile. E con questa cosa qua diamo una buonissima girata. Qua semplice semplice, io lo consiglio così, senza ginepro, senza limone, senza nulla. Ve lo gustate alla grande, il gin per te. Questo veramente ora ce l'abbiamo solo noi, dovete venire qui se non lo trovate da altre parti.